Roma sì, ma non solo. La Regione Lazio si apre al turismo, dal bollino di qualità per i bed and breakfast all'albo istituzionale per le rievocazioni storiche. Iniziative e programmi messi nero su bianco per promuovere al meglio le eccellenze del territorio al di là delle mura aureliane della città eterna. Il titolo la dice lunga sulle intenzioni del presidente Zingaretti e dei suoi collaboratori. Lazio, emozioni fuori porta. 5 mosse pensate, realizzate e finanziate per valorizzare eventi, luoghi e tradizioni storiche. Si va da un bando pubblico da 1,6 milioni di euro per la promozione dei borghi antichi ad una proposta di legge per inserire la rete dei cammini del Lazio in un circuito d'eccellenza nel centro Italia e ancora un albo di qualità a cui dovranno iscriversi comuni e associazioni locali e un bando pronto entro aprile per sostenere le manifestazioni culturali e gastronomiche tra fiere e sagre. Altro aspetto chiave è la legalità e la conseguente lotta all'abusivismo nelle strutture ricettive extra alberghiere, dove spicca il nuovo codice identificativo e la banca dati per tutte le attività. Abbiamo cercato di fare chiarezza sulla ricettività extra alberghiera, evitando concorrenza sleale, ma dando anche l'opportunità ai singoli cittadini, soprattutto delle aree interne, di mettere a disposizione le loro case, le seconde case, a fini appunto di ricettività turistica. La Regione aderirà inoltre al Convention Bureau per promuovere Roma e Lazio come meta di turismo congressuale. L'idea che tutti i grandi convegni, i grandi eventi mondiali che possono realizzarsi nella nostra città e nella nostra Regione possano trovare un unico interlocutore in grado di organizzare e di facilitare la presenza del turista sul nostro territorio. Infine non mancherà il sostegno per ospitare al meglio la Ryder Cup, uno dei tornei di golf più prestigiosi al mondo, in programma per il 2022.